Allora, torniamo adesso un po' all'indennità di accompagnamento, questo contributo economico, no, che viene dato. Spieghiamolo un attimo rapido, eccolo qua. Quali sono i requisiti? Quindi dicevamo appunto che l'indennità di accompagnamento è il massimo grado di invalidità e viene riconosciuto ovviamente non solo agli ultra 67enni ma a chiunque abbia una patologia che influisce negli atti quotidiani della vita, talmente invalidante da non rendere più possibile gli atti quotidiani della vita. E non è legata a nessun reddito, a differenza dell'invalidità, dell'assegno di invalidità civile che sia parziale che totale, comunque è legato ad un reddito minimo, massimo, insomma, da non superare per l'erogazione. L'indennità di accompagnamento è a prescindere dal reddito e viene appunto riconosciuta a tutti i cittadini italiani, cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari purché in possesso di un permesso di soggiorno almeno della durata di un anno, questo per quanto riguarda tutte le tipologie di invalidità, quindi viene riconosciuta a tutti i cittadini. Ecco, una cosa, il tre requisiti dice che l'impossibilità di deambulare senza un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita, quindi può essere che uno non sia capace di spostarsi, però magari riesce a mangiare, fare, e ha sempre lo stesso discorso, oppure c'è alternativo? Allora, gli atti quotidiani della vita vengono intesi come proprio gli atti basilari, alzarsi dal letto, l'igiene personale, il poter provvedere anche all'alimentazione in modo autonomo, perché una persona può essere anche in grado di nutrirsi, no, ma ha una patologia tale per cui non è in grado di alzarsi dal letto, certo, e provvedere a quei gesti quotidiani, quello di poter provvedere all'igiene personale in autonomia senza avere poi un accompagnatore. Certo. Stessa cosa per tipologie invece di malattie che colpiscono la sfera cognitiva, dove magari fisicamente una persona sembra assolutamente in salute, però poi la demenza senile sappiamo insomma che è devastante da un punto di vista cognitivo e psichico, per cui una persona completamente disorientata, apparentemente in salute, però non è in grado allo stesso modo di provvedere alla quotidianità. Certo, allora vediamo un po' gli importi per 12 mensilità di questa indennità di accompagnamento, no? Esatto, quindi a differenza di quello che abbiamo detto prima, che la pensione di invalidità civile viene riconosciuta per 13 mensilità ed è un importo che viene erogato fino ai 67 anni. Quindi vediamoci anche, ecco, mostriamo un attimo la slide successiva che è quella della pensione di invalidità che sta spiegando, eccola qua la differenza, eccola qua. Esatto, e che è comunque legata a un reddito, sono 19.400 appunto per il 2020 per quanto riguarda l'invalidità totale, mentre l'invalidità parziale è un grado di invalidità, è una percentuale economica più bassa. L'indennità di accompagnamento non è mai legata al reddito personale, quindi dipendentemente da quanto sia il valore economico di una persona, che può essere la pensione o redditi da lavoro se ancora in attività lavorativa, non è legata a nessun reddito. E vediamo qui le varie tipologie. L'indennità di accompagnamento riconosce un assegno di 598 euro. Andiamo a quella slide precedente, quindi, che ci mostrava gli importi. 12 mensilità. L'indennità di accompagnamento per ciechi, anche questa non riconosciuta, non legata a nessun reddito personale, viene data indipendentemente dalle proprie capacità economiche, di 978 euro. L'indennità speciale per ciechi parziale di 221 e l'indennità di comunicazione per sordomuti è di 263, che però ripetiamo, per quanto riguarda i sordomuti sono nello specifico chi è stato dichiarato sordomuto prima dei 12 anni di età, quindi certo, non per ipoacusie subentrate con l'età, successivamente all'età. Qui c'è un'altra cosa opzionale interessante, indennità e pensione, state facendo una comparazione, le due diverse remunerazioni possono essere disgiunte.
Esatto, come dicevamo prima, un anziano non autosufficiente dove è stato riconosciuto un grado di invalidità al 100%, purtroppo non viene riconosciuto, per quello che dicevamo prima, nessuna indennità economica. Mentre l'indennità di accompagnamento, che non è una pensione, appunto è un'indennità, viene riconosciuta anche all'ultra 67enne. Perciò c'è questa differenza che è legata all'età e anche al reddito in possesso del richiedente. Perciò certo, questa è la differenza sostanziale tra indennità e pensione di invalidità da un punto di vista, diciamo, del riconoscimento economico della prestazione. Poi, per quanto riguarda le agevolazioni, che si sposa, diciamo, alla domanda di invalidità e alla domanda di riconoscimento dell'handicap, l'abbiamo accennato prima, appunto questo dà delle agevolazioni per quanto riguarda la richiesta, la legge 104. La legge 104 dà la possibilità di avere tutta una serie di agevolazioni che possono essere dal tagliando per la macchina, per i parcheggi con handicap, appunto ai permessi della legge 104, che possono tradursi, allora, se in età lavorativa possono essere chiesti per se stesso, mentre possono essere chiesti anche per il familiare invalido. Per quanto riguarda le due tipologie, ci sono i permessi, 3 giorni di permessi mensili, che possono essere riconosciuti ad una gamma, diciamo, di familiari che arrivano fino al terzo grado degli affini, quindi certo, parenti diretti e anche affini, e dà appunto la possibilità di avere 3 giorni mensili con un parente, appunto, con un parente. E i permessi sono retribuiti dall'INPS, perciò il lavoratore che ne fa richiesta non ha nessuna perdita da un punto di vista né economico né contributivo, perché sono coperti da contribuzione figurativa. E con la 104 invece, oltre ai permessi, può essere chiesto anche un congedo biennale. In questo caso viene riconosciuto solo ai parenti diretti, fino a fine al secondo grado, però se conviventi e se non sono presenti poi nessun'altra tipologia di parentela, certo, di prima di grado, diciamo, superiore. E in questo caso sono 2 anni retribuiti per chi convive con la persona invalida. E i permessi possono essere chiesti se la persona stessa è invalida, quindi per se stessi, o per un familiare. Il congedo è solo però per un familiare se convivente. Questi 2 anni, appunto, sono coperti da economicamente, vengono pagati dall'INPS e hanno copertura contributiva, quindi da un punto di vista, diciamo, contributivo ai fini pensionistici non si perde la posizione, ovviamente per i lavoratori e non per chi non... Esatto. E poi ci sono anche altre tipologie, dopo da chiedere appunto agli sportelli anche del CAF, perché riguardano sia sgravi fiscali che agevolazioni IVA per l'acquisto delle macchine o per dei contributi specifici in base, insomma, alle necessità. Quindi vediamo l'ultima slide, che sono tutte le sedi dello SPCGL presenti sul territorio, quelle principali, quindi potete prendervi anche giù nota, intanto la regia tiene là. Ivana Fogo, quali sono gli luoghi preposti per andare a chiedere informazioni, che magari le persone si mettono anche un po' nel dubbio, ma dove vado? Devo andare, perché al CAF, vado al CAF, no, vado all'INCA, vado allo SPID, dove vado? Beh, allora, per quel che riguarda la nostra organizzazione, tutti e tre. No, un'informazione comunque, insomma, la si trova, sì. Noi diciamo, beh, noi siamo dello SPI, diciamo lo SPI perché naturalmente ci rivolgiamo agli anziani. Che possono anche avere la pensione che viene rivista completamente, quindi voi vi accorgete che manca un passaggio, per esempio. O lì, oppure quando vengono proprio, magari vengono per un'altra ragione e hanno questo tipo di problemi, comunque quando si va in una sede SPI, se si ha un problema, chiedere. Che la persona che accoglie sa sempre dove indirizzare, ecco, quindi... Le nostre sedi SPI, noi adesso stiamo anche cercando di, c'è sempre accoglienza, questa c'è sempre stata in tutta la regione, in alcune province in un modo e in altre in un altro modo, ma insomma l'accoglienza c'è sempre. Ci stiamo anche un po' attrezzando per avere degli sportelli specifici per questi problemi, che sono proprio problemi anche di carattere sociale,
E quindi alle nostre accoglienze, all'Inca, i nostri patronati Inca, lì vedete c'è tutto l'elenco, no, dei patronati, certo, Inca, provincia per provincia, al CAF per altri ragionamenti, naturalmente per altre tipologie, ma insomma comunque noi sappiamo sempre dove indirizzare. In alternativa, naturalmente al medico di base, insomma, se si vuole avere qualche informazione. In realtà, per quanto riguarda tutti i problemi, no, ma lo vedremo quando faremo la trasmissione sull'impegnativa di assistenza domiciliare, di cura domiciliare, io dico anche, se proprio uno si vede perso, piuttosto di arrivare a determinati gesti, perché insomma queste sono, no, le cose che vediamo, che sono quelle che ci colpiscono quando poi dentro nelle famiglie succede tutto, che si rivolgano ai servizi sociali dei comuni anche, no? Uno, invece di compiere gesti disperati o disperanti, rivolgersi in caso ai servizi sociali. Sto parlando naturalmente di situazioni drammatiche, ma nel nostro caso, nelle nostre sedi, sia quelle provinciali, sia noi abbiamo tanti, un'organizzazione che presidia tutto il territorio. Certo, sì, infatti. Le sedi provinciali, le sedi mandamentali, i pensionati fanno anche dei presidi, li chiamiamo, no? Cioè, magari un giorno a settimana si trovano in un determinato luogo, che comunque si trovano anche nei nostri siti le indicazioni. C'è sempre qualcuno che si farà di tutto per dare le indicazioni, ecco, se anche la persona non conosce perfettamente, perché anche noi non conosciamo, infatti ci siamo avvalsi oggi questo di Antonella, che è espertissima, insomma, no? È Inca, però esatto, noi siamo giunti nel termine, che è stata bravissima e ha semplificato le cose, perché prima della trasmissione diceva, e ha semplificato, tagliato per farvi capire a sommi capi quello che c'è da fare, per cui è meglio sempre bisogna affidarsi a degli esperti, perché purtroppo dopo se si incappa in termini, scadenze, carte che non si hanno, certificazioni, diventa problematico, anche la stessa certificazione medica abbiamo visto che deve essere alquanto dettagliata. Certo. Grazie di essere stati qui con noi, veramente gentilissime come sempre, ci avete illuminato in un capitolo che è abbastanza complesso, perché quando bisogna fare delle domande eccetera, anche c'è l'emotività che entra in gioco, quindi è un altro aspetto importante. Grazie Ivana Fogo, Dipartimento Sociosanitario SPCGL del Veneto, come sempre presente in questi casi. Antonella Franceschin, segretaria SPCGL di Padova, per la sua precisione e dettagliata estremamente nel raccontarci i vari passaggi. Rivedete la puntata perché è interessante, però soprattutto rivolgetevi alle 6 SPI che vi abbiamo mostrato. Buon proseguimento, a presto.